talmente importante che mi tocca anche fare dei ringraziamenti, va bene in primis al professor Giuliano Contana che è qui in Italia da martedì e che un po' di gente gli ha fatto fare una sorta di tour de force tra università, licei e altri centri, e quindi il primo ringraziamento va a lui di essersi reso disponibile. Il secondo ringraziamento va a Goffredo Fofi, perché quando abbiamo pensato di chiamare il professor Contara siamo partiti telefonando a Goffredo chiedendo il numero di telefono e siamo partiti da lì, e quindi se è partita questa idea chiaramente dobbiamo partire a ringraziare Goffredo e anche il centro culturale Sorgenti La Porta di cui abbiamo qui due esponenti mischiati, perché l'occasione di avere il professor Contara qui è praticamente un innesto nel programma che il centro culturale Sorgenti La Porta ha cominciato con il professor Contara a svolgere su una serie di riflessioni tra incontri che si faranno a Bergamo sull'Antigone, sulla tragedia Antigone. E noi appunto siamo fatti questo scambio, noi abbiamo contattato Goffredo per avere il professore e loro ci hanno inserito nel tour del professore, quindi grazie davvero di questa opportunità. Come dicevo qualche giorno fa, i soci dell'altra via per noi tra l'altro è un'occasione importantissima, perché arriva in un momento anche importante per l'associazione. Domani ci sarà il cambio di una riunione straordinaria dell'associazione per il cambio di statuto. Voi direte cosa c'entra, adesso lo spiego. Importante perché, per chi lo sa e per chi non lo sa lo spiego adesso, l'associazione la nostra associazione da tempo si occupa, tra le varie cose, di migrazione, di conseguenza sapete tutti, questo è un momento molto molto particolare, molto buio, almeno per chi lavora nell'interno ci colpisce abbastanza. Due cose su tutte, non so, io porto dei giornali il giorno 6 dicembre con appunto, al di là del decreto Salvini in sicurezza, ma anche nelle ripercussioni che ci sono avuti nei giorni dopo con la famosa per esempio carta famiglia, dove per esempio non sarà a disposizione delle famiglie di immigrati poveri, e che prevede sconti solo per le famiglie italiane. L'associazione d'altra via è anche in Italia del Nord il punto di riferimento di Open Arms, che per chi non lo sa è una delle ONG che per mesi per anni ha salvato migliaia di vite umane nel Mar Mediterraneo. Noi siamo i loro referenti qui e raccogliamo i fondi per loro, e giorno dopo di quello che vi ho letto troviamo violenza privata nei confronti del Viminale, indagata Open Arms, le accuse della procura di Ragusa all'ONG per aver salvato 216 migranti il 15 marzo scorso. L'associazione sta cambiando lo statuto per diventare un po' più presente sul territorio di fronte a queste cose, ma di fronte anche alla povertà in genere. È stato aperto insieme al Circolarci Spazio Condiviso uno sportello per ascolto delle fragilità a Canonzio Corte, e da domani c'è un cambio di statuto che prevede che l'associazione metta a disposizione un fondo economico, non un prestito, chiamato prestito sociale, ma non perché prestiamo dei soldi, ma perché aiutiamo, dietro una roba che adesso non sto a spiegare perché è una serata giusta, le persone che sono in difficoltà. Cosa c'entra tutto questo con la presenza di Giuliano Contara stasera? Per noi Giuliano Contara da tempo in memore è un punto di riferimento per alcuni argomenti che alle volte di cui non se ne parla, ma riteniamo adesso, con il cambio di statuto e la nostra impronta molto più sociale sul territorio, che diventano basilari per il nostro fare nei prossimi anni, spero. E sono questi due concetti che lui nei suoi libri ha svolto in maniera, secondo noi, egregia e consona a quello che pensiamo noi, che sono appunto, come avete visto sul volantino, i concetti di disobbedienza civile e di non violenza. Però
la nostra ignoranza su questi due argomenti, al di là di leggere i libri del professor Giuliano Contara, è molto alta. L'ignoranza è veramente, ci siamo accorti che è molto molto alta. Per cui ecco perché l'occasione, perché averlo qui e farci spiegare prima di tutto cosa vuol dire disobbedienza civile in primis e poi non violenza, ci deve permettere poi di cercare di coniugare queste definizioni che ci dà il professore sul terreno delle problematiche che noi tutti i giorni affrontiamo su un tipo di territorio come questo. Quindi ci è sembrato perfetta la coincidenza, perché noi stasera dobbiamo capire quanto di questi concetti chiave e, come diceva il professore stasera, teorici ma nel senso buono, possa essere applicato da noi con l'arcare del tempo. Prima ci siamo messi d'accordo che, visto che a noi interessa inizialmente capire effettivamente il concetto di disobbedienza civile, contrariamente a quanto ci eravamo detti, cioè che sarebbe stata una serata di domande mie ma soprattutto anche vostre su questi argomenti, perché stasera abbiamo bisogno proprio di capire bene di cosa stiamo parlando assieme, abbiamo pensato, il professore ci ha proposto di fare prima un'introduzione appunto sulla definizione di disobbedienza civile, perché la prima domanda che avrei fatto base appunto è: dacci una definizione di disobbedienza civile. Quindi da qui partiamo, e davvero è un dialogo, quindi io ho delle domande pronte ma mi piacerebbe farne poche io e tante voi. Cercheremo di entrare anche in altri tipi di argomenti, perché i libri che trovate là del professore affrontano anche altri argomenti, e sicuramente cercheremo stasera di affrontarli per quanto possibile, come la non violenza, la pace o la guerra, a seconda. Però piacerebbe davvero anche al professore che fosse davvero un dialogo tra di noi. Quindi grazie ancora di essere qui, ti lascio all'inizio. Va bene. Ok, grazie. Io finché ce la faccio cerco di stare in piedi, perché ci si vede un po' meglio, vero? Allora buonasera a tutti e a tutti, è un piacere anche essere a Lecco. La prima volta, purtroppo siamo arrivati un po' tardi, non ho visto il lago. Sarà quel famoso lago. Allora io quando ci si... Ah scusa, facciamo così. Allora, si sente bene anche in fondo? Perfetto. Allora, quando ci siamo messi d'accordo, siccome io sapevo di avere un po' un tour un pochino pesante, che ho fatto appunto relazioni in un liceo, all'università, ho detto perché non facciamo una serata dove facciamo domande reciproche, voi a me e io a voi, per quanto riguarda i problemi locali e italiani, ne sapete più di me, perché io abito in Svezia ormai da una vita. E però, parlando appunto un momento fa, visto che il titolo è disobbedienza civile e non violenza, per capirci un po' di cosa parliamo, pensavo di introdurre il concetto di disobbedienza civile in modo un po' critico e quindi criticabile. Una volta che ci siamo intesi su quello, il discorso passa abbastanza automaticamente al problema della non violenza, che è un problema estremamente più complesso, perché la disobbedienza civile inizialmente è, almeno in Gandhi e nei movimenti non violenti, una delle tecniche di resistenza non violenta, e non la sola. Allora, mi sono preparato alcuni brevi appunti, e siccome dopo questi due giorni non vorrei parlare a vanvera, mi tengo un momento a questi appunti e vi propongo una definizione, caratterizzazione della disobbedienza civile in quattro punti, cioè quattro condizioni necessarie e forse sufficienti per caratterizzare un atto singolo o di gruppo come atto di disobbedienza civile.
rimanendo poi aperta la grande questione se e in quali situazioni in un regime democratico, in uno Stato democratico, la disobbedienza civile sia in qualche modo giustificabile, non certamente dal punto del diritto, ma dal punto di vista etico-morale. Allora, il problema non è disobbedienza, il problema è l'aggettivo civile. Disobbedire vuol dire contravvenire a un ordine, a una legge, eccetera. No? Il problema è caratterizzare l'aggettivo civile. Quando è che una disobbedienza nel confronto di una legge è civile? Allora, ne propongo questo. È una infrazione volontaria, intenzionale di una legge vigente dello Stato, e siccome che parliamo in una democrazia è di una legge che è stata varata dal Parlamento democratico e che compete al cittadino obbedire alle leggi democratiche. Il cittadino deve obbedire, abbiamo un obbligo fondamentale, costituzionale, di obbedire alla legge in un paese democratico. Quindi è un'infrazione volontaria, voluta, intenzionale di una particolare legge, motivata, perché bisogna distinguere l'infrazione criminale, mafiosa, da un'infrazione della legge che vogliamo chiamare disobbedienza civile. Quindi è un'infrazione motivata da ragioni morali. Ora, le ragioni morali possono essere tante, perché non abbiamo nemmeno noi tutti qui presenti le stesse idee, gli stessi principi morali. Alcuni li condividiamo, alcuni no. Magari alcuni di noi sono a favore dell'aborto e altri no. Magari alcuni di noi sono a favore dell'eutanasia e altri no. Quindi ragioni morali va inteso in senso piuttosto lato, che comporta anche certe ragioni che chiameremo politiche. Se uno fa una disobbedienza, disobbedisce a una legge perché la ritiene profondamente contro giustizia, e c'è una sua concessione, diciamo, motivabile di giustizia, anche questa può essere una ragione morale che uno può addurre a favore della giustificabilità del proprio atto di infrazione della legge. Quindi infrazione della legge fatta per ragioni morali in senso lato e fatta, terza condizione, a scopi politici, cioè o per protestare o per cercare di cambiare una legge, o violando una legge per protestare contro un certo tipo di politica, contro una certa decisione governativa, per esempio il decreto di sicurezza, no? Tanto per un esempio attuale. No? E quindi in questo senso la disobbedienza civile si può definire, si può, come si può dire, si può distinguere da un caso di obiezione di coscienza, per esempio, che può essere anche segreta. Non so, se un medico in un paese come l'Italia, in cui non è ancora permesso fare un atto di eutanasia, aiutare un paziente che vuole morire a morire, e questo medico per sue ragioni profonde personali vuole aiutare questa persona a morire tranquillamente come vuole, cerca di farlo e cerca di nascondere, non di farlo pubblicamente per cambiare la legge, fa un atto di obiezione di coscienza suo, un atto, se vogliamo, come fece Antigone, che sparge un po' di cenere sul cadavere del fratello ma non vuole essere scoperta. Poi se è scoperta accetta la pena, accetta di morire, di essere uccisa dallo zio Creonte. Quindi è importante distinguere la disobbedienza civile, appunto, in questo senso, da un qualche tipo di obiezione di coscienza che può essere tenuta segreta. E in quarto luogo,
la disobbedienza civile, quindi oltre a essere infrazione della legge per motivi morali, fatta a scopi politici, è fatta in una democrazia da parte di un cives, di un cittadino che in quanto tale è profondamente rispettoso per il resto delle leggi democratiche. La disobbedienza civile aperta, pubblica, di un cittadino che allo stesso tempo frega lo Stato sulle tasse non è credibile, e forse neanche per la persona che la fa. In una democrazia, se qualche atto di disobbedienza civile è moralmente giustificabile, non lo può essere di diritto, perché il diritto proibisce naturalmente la violazione della legge, deve essere un atto fatto da cittadini di profonda fede democratica. Ecco, queste possono essere, diciamo, le quattro caratteristiche essenziali. Ce ne sono altre che nomino tra un momento, sulle quali esiste un disaccordo tra gli studiosi sulla disobbedienza civile, se siano da considerare ulteriori caratteristiche definitorie del concetto di disobbedienza civile o se non siano da considerare in modo più vasto come momenti della disobbedienza civile nell'ambito di una più vasta forma di non violenza. Ecco, allora, per riassumere, vi direi, riassumendo, si sente bene sempre in fondo? O no, dovevate dirmelo, scusate. Non posso ripetere, dovevo tenere sempre qua. Avete perduto tutto in fondo. No, ma speriamo, scusatemi. È vero, è vero, non ci ho pensato. Pensavo di parlare a voce abbastanza alta. Come? No, dico, se abbassi la voce, che sai il microfono, ti riposi. Ah sì? Non è un problema. Allora, dicevo, proporrei questo, riassumendo: la disobbedienza civile è la trasgressione intenzionale e selettiva di leggi motivata da ragioni morali, fatta a scopi politici da parte di cittadini che riconoscono la legittimità dell'autorità cui disobbediscono e che in larga misura si identificano con il sistema politico nell'ambito del quale agiscono e quindi con i valori fondamentali su cui questo sistema democratico si regge, cioè in Italia e in altri paesi democratici sulle rispettive costituzioni. Il problema è, e poi ho chiuso questa breve introduzione, il problema è se oltre a queste quattro caratteristiche che ho appena qui messo in risalto, un atto di disobbedienza, un atto di infrazione della legge che soddisfa le prime quattro condizioni debba anche soddisfarne alcune altre. Per esempio la prima, quella della pubblicità, nel senso di essere un atto fatto in pubblico e non un atto clandestino, perché allora sarebbe quasi una forma di obiezione di coscienza come quella del medico, accennavo. Quindi un atto aperto, pubblico, e la condizione di apertura, nel senso che il cittadino che fa quest'atto di disobbedienza è disposto ad accettare la punizione prevista dalla legge, e se la legge che si sta infrangendo come punizione dice che il cittadino che ha fatto quella trasgressione per legge va in galera, il cittadino che fa la disobbedienza civile deve accettare di andare in galera. E poi c'è l'ulteriore clausola, che è fondamentale certamente, della non violenza. Un atto di disobbedienza civile, in base a queste ulteriori condizioni, non deve essere un atto di vandalismo. Non deve essere un atto in cui si vanno a bruciare macchine, a spaccare vetrine, cioè deve essere un atto non violento e deve essere alla fine un atto
di apertura, nel senso che prima di essere fatto deve essere pubblicamente, come si può dire, deve essere non soltanto pubblicamente preparato, ma dichiarato, come faceva Gandhi, come si fa in tanti altri paesi in cui si fa amato, si dice all'autorità stessa, quel giorno, a quel periodo, in quel momento, noi cittadini, se siamo due o tre, o 300, o 20, o uno, facciamo, ve lo diciamo prima, facciamo quest'atto. Così si fa, per esempio, in certi tipi di dimostrazioni che sono proibite dalla polizia, e si dice già in precedenza, noi faremmo già quella manifestazione. Ecco, il problema teorico, se volete, è quello. Bastano queste prime quattro condizioni che ho nominato, oppure occorrono anche tutte queste altre? Uno può scegliere un po', vero? L'importanza è che, anche se queste quattro condizioni della pubblicità, della non violenza, dell'accettazione della pena, della preparazione precedente, non sono accettate da un punto di vista, diciamo, della definizione più semplice di disobbedienza civile, entrano comunque nell'ambito di una concezione della non violenza, perché ci può essere disobbedienza civile che non è fatta nell'ambito di una più generale concezione della non violenza. Non tutti gli atti di disobbedienza civile sono fatti da persone che ulteriormente credono alcuni principi fondamentali della non violenza. Quindi può essere interessante comunque tenere chiaramente presenti che alcune condizioni sono condizioni ulteriori che fanno appunto parte di una concezione più lata di non violenza nell'ambito della quale possiamo entrare durante la nostra discussione. Può bastare per questa breve introduzione, che è più bello partire attraverso domande, risposte, obiezioni, interventi. Quindi spero che non siate venuti aspettandovi una conferenza da parte mia di tre quarti d'ora. Non so come l'avete annunciata. No, no. Ecco, grazie. Si è sentito alla fine, in fondo? Grazie. Io tengo questo. Va bene, okay. Qua. Sì, la definizione direi che è esaustiva, tenuto conto anche che sei entrato già nel campo della seconda definizione e in un certo senso l'hai già completata, che è quella appunto della non violenza, perché come spieghi nel libro Quale pace, appunto la questione della disobbedienza civile va comunque inquadrata in un campo più ampio che è quello della non violenza. Però prima di entrare nella questione della non violenza, poi rientriamo in quella della disobbedienza civile, così continuiamo questo rapporto tra le due grandezze, diciamo. Tu però dici anche che c'è comunque un rischio concreto che la nozione di disobbedienza civile che ci hai appena dato possa essere caratterizzata da una certa sterilità. Questa tu dici che sarebbe dovuta al fatto che chi la usa alle volte non si cura, per esempio, di guardare il contesto in cui questa viene usata e anche gli scopi su cui viene applicata, e tu un po' questi ce li hai raccontati. Sbaglio o vedo che, cioè, nei tuoi libri usi spesso il termine di adeguatezza, cioè mi sembra di capire che bisogna che ci sia un contesto e uno scopo adeguato al fatto che si possa usare veramente la definizione di disobbedienza civile, sbaglio? Va bene, io cercherò nella misura del possibile di dare risposte non troppo lunghe, e prima di passare a commentare vorrei sentire se da parte vostra su quello che ho finora detto ci siano delle domande di chiarimento su questo concetto di disobbedienza civile, e che può essere importante anche per rompere un po' il ghiaccio tra noi, perché io mi sento un po'
non mi sento sempre bene da quella parte lì. E quindi se mi permettete giro un po' e ci conosciamo un po' meglio, non vi pare? Potrebbe fare degli esempi concreti. Io? Ah sì, sì, certo, certamente, certamente. C'erano gli esempi, il primo che mi viene in mente sono quelli degli italiani che andavano in galera perché facevano disobbedienza civile al servizio militare. E grazie a quelli che poi è sorto in Italia un movimento per l'obiezione di coscienza che alla fine ha raggiunto lo scopo che si voleva raggiungere. Poi si è visto che non, purtroppo siamo passati da un esercito cosiddetto popolare a un esercito professionista e quindi il problema della disobbedienza civile non si sarebbe più creato, dell'obiezione di coscienza al servizio militare attraverso la disobbedienza civile non sarebbe più stato necessario, però è costato moltissimo agli obiettori di coscienza che sono andati in prigione, perché io quando andai via dall'Italia nel 52 a 20 anni, lasciando la città di Trento il 30 dicembre, il 1 gennaio sarei stato costretto ad andare a fare il servizio militare. Non mi sentivo così preparato ad andare di fronte al tribunale militare, al quale in Italia allora andavano solo i testimoni di Geova. Erano mandati in galera per 2 anni, uscivano, erano di nuovo riprocessati, erano di nuovo mandati in galera e poi erano mandati alla fine in manicomio. Figuratevi, in questo paese si viveva allora. Questo è uno dei tanti esempi. Poi ci sono naturalmente gli esempi di disobbedienza civile non violenta nell'ambito delle enormi grandi campagne di lotte non violente che Gandhi portò avanti in India, che non era una resistenza civile non violenta, di cui faceva parte molto importante questa tecnica di infrazioni delle leggi dell'imperialismo inglese. Infrazione di leggi che Gandhi faceva non solo personalmente, ma che poteva fare, in cui faceva coinvolgere a volte decine di migliaia di persone che si rifiutavano di obbedire a certe leggi, addirittura creavano, come si può dire, delle istituzioni parallele, boicottavano i tribunali inglesi e facevano i propri tribunali anche per risolvere problemi di diritto civile. La famosa marcia del sale che Gandhi fece nel 1933 o 32 fu un enorme atto di disobbedienza civile che consistette nel fatto che cominciò Gandhi a fare una marcia che poi fu seguita da un numero sempre maggiore di persone per andare al mare e togliere del sale. Poi invasero anche le saline perché il sale era monopolio del governo inglese, e attraverso quella marcia del sale crebbe una disobbedienza di massa anche di altre leggi. Questo è solo per dare 2 esempi. Poi abbiamo gli esempi di disobbedienza civile, o meglio anche di resistenza non violenta, forse non solo di resistenza, di disobbedienza civile, resistenza non violenta, che era una forma anche quella, se non di disobbedienza civile, certamente di non violenza. Per esempio, durante l'occupazione nazista, una parte della resistenza norvegese fu resistenza non violenta, e quindi con grandi rischi e pericoli. E così anche in Italia. È stata studiata poi la resistenza non violenta in Italia non per ragioni assolutamente morali, ma per ragioni comunque molto molto sociali e precise, per cui la gente appoggiava sì la lotta partigiana, ma non andava direttamente a farla, nascondevano i partigiani. La lotta, c'è una grande scrittrice studiosa in Italia che si chiama Anna Bravo, avreste visto il loro libro Storie di sangue risparmiato, in cui ci sono delle storie bellissime, no? Di disobbedienza civile, ma anche proprio di resistenza non violenta.
Adesso ho detto che non voglio fare delle risposte troppo lunghe e già sento mi coinvolgo in un discorso che rischia di non finire più. Allora la tua domanda qual era, scusa? Te la rifaccio? Sì, perché non me la ricordo più. No, era solo per chiudere il discorso che hai fatto tu sulla definizione, cioè tu nel libro, dopo aver fatto appunto aver detto la definizione, dicevi comunque che alle volte questa nozione di disobbedienza civile è caratterizzata da sterilità. Perché nel senso dico sterilità. Perché se chi la utilizza o pensa di utilizzarla nel giusto modo non tiene conto né del contesto in cui viene inserita né dello scopo per cui uno la deve utilizzare, non arriva a essere veramente disobbedienza civile. Esatto. E infatti parli di adeguatezza. Certo. Ok. Sì. Ma certamente ogni tecnica di resistenza, di disobbedienza civile, di resistenza non violenta, deve naturalmente, per avere un senso ed essere efficace, essere portata avanti con una conoscenza profonda di quella che è la situazione in cui si agisce. Perché altrimenti diventa estremamente controproducente, soprattutto, e qui bisogna fare una distinzione molto importante, per quello ho parlato sia di resistenza non violenta che di disobbedienza civile. La disobbedienza civile, ho detto, è una delle tecniche della resistenza non violenta, e questo vale per ogni tipo di resistenza, anche armata. Guai non essere coscienti della situazione, di quello che si vuole raggiungere, della preparazione stessa, altrimenti può diventare addirittura controproducente. Ma questo vale per qualsiasi nostra azione, anche individuale. Se non sappiamo in quale situazione agiamo, che non conosciamo i fatti rilevanti del caso, fare delle decisioni avventate, per quanto riguarda le decisioni politiche di disobbedienza civile, devono essere preparate molto bene. Mi pare che sia abbastanza chiaro questo, in questo senso. Posso fare una certo. Allora, oggi... Grazie. Così lo sento. Sì, penso mi si senta. Allora, oggi di fronte al 132 già legge, l'ex decreto sicurezza, ho preso un totale. Allora, l'accogliere uno dal punto di vista normativo non ha più nessuna forma di tutela, quindi esce dallo SPRAR, eccetera, e non ha più... Allora, rispetto alla definizione che ha dato lei, allora, in termini di elemento di eticità del mio comportamento, io ospito questa persona. Rispetto a quello che diceva l'amico in precedenza, allora, l'efficacia dell'azione. Allora, qua mi sembra il vecchio dilemma tra il kantiano e l'utilitarista, perché o è fatto salvo il principio del valore in sé, e quindi io ti ospito perché ritengo che tu sia portatore di diritti in quanto uomo, e a prescindere dal contesto normativo non mi interessa, dall'altro, come dire, che effetto valuto l'effetto della mia azione? Come se ne esce da questo dilemma? Perché io ritengo, almeno mi posizionerei dalla parte del kantiano, sarei più disposto, come dire, mettendo in atto anche gli altri tre punti in cui faceva cenno lei, quindi la... quanto è inutile stare a ripetere quanto ha detto lei, ma lo farei come azione resa pubblica a fronte di un valore che io stabilisco e conclamo nel momento stesso in cui accolgo questa persona. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Certo. Ricordiamo allora però che stiamo parlando in questo momento della disobbedienza civile nell'ambito di una società democratica, no? Dobbiamo distinguere le azioni di disobbedienza civile in una città, in uno Stato democratico, dalle azioni di disobbedienza civile che facevano parte nell'ambito della lotta di Gandhi contro l'imperialismo britannico, che è una lotta più generale di liberazione. E quindi sono cose che bisogna tenere distinte. Io suppongo che questa sera, in questo momento, durante la serata, se parliamo di disobbedienza civile, parliamo di disobbedienza civile e di una sua eventuale giustificabilità nell'ambito di un sistema democratico. Siamo d'accordo su questo? Se poi parliamo invece delle lotte non violente, che sono estremamente importanti nel mondo, diciamo quelle della popolazione palestinese, dobbiamo fare un discorso un po' diverso, perché non si tratta solo di disobbedienza civile, ma di resistenza totale,
non violenta, naturalmente, se parliamo di non violenza. E quindi la sua domanda pone un dilemma. È un dilemma che io penso bisogna risolvere correndo rischi. Tutte le nostre decisioni sono connesse a rischi. E facendo un atto di disobbedienza civile, nel senso che io ospito delle persone che ritengo abbiano dei diritti fondamentali, e il decreto magari, adesso non ho letto il decreto in modo molto preciso, e voi me lo raccontate a me, perché non ho fatto in tempo a vedere il testo prima di venire in Svezia e in Italia giorni fa. Allora lì naturalmente e ci sono delle pene previste, quindi allora, da questo decreto, se ho capito bene, se uno ospita favoreggiamento, ecco. E io direi che qui naturalmente la scelta sta alla persona. Io non posso predicare quello che deve fare lei o quello che deve fare lei. Posso predicare a me stesso quello che devo fare io. Posso cercare di discutere con le persone, ma non posso dire questa è la scelta che lei deve fare. Io dico, dobbiamo correre dei rischi. Se lei mi pone il problema filosofico, se devo agire in base ad un'etica dell'interiorità, come agiva Antigone, no? Leggi supreme, valide, cui io devo obbedire, leggi cioè eterne, morali, indipendentemente da quelle che saranno le conseguenze, che non so quali sono, va bene, una persona ha quell'etica, io l'accetto. Se uno ha un'etica, come lei chiamava, utilitaristica, o come Max Weber la chiamava, un'etica della responsabilità, per cui bisogna pensare alle conseguenze, questo credo che sia un momento importante quando parte una campagna quasi di massa di disobbedienza civile, non come atto individuale, ma come disobbedienza civile di gruppo. E qui naturalmente bisogna che siano delle decisioni prese collettivamente, pensando anche a quelle che possono essere le conseguenze. E bisogna sposare in qualche modo le due etiche, e nessuno ha delle risposte esatte da dare di quello che si fa in una determinata situazione. Posso sviluppare un discorso filosofico che non finisse più ai livelli teorici più alti, ma in questo momento, nel breve tempo, che mi pare di poter dare questa risposta piuttosto vaga. E mi dispiace di non poter essere più preciso. C'è qualcun altro intanto? Eccolo là. Aspetta che le porto il microfono. E qui sono invertiti i ruoli, scusate. No, ma è molto io. È così, è tanto non ha importanza. C'è uno preparato, poi sa che... Fatti un due passi, va. Che posso restare fermo. Dunque... Volevo portare un'esperienza proprio diretta, però nel settore in cui sto lavorando, che è un po' i temi ambientali, ho visto che ci sono delle iniziative che stanno prendendo molto piede in Europa, che per esempio una si chiama Extinction Rebellion, sul riscaldamento climatico per esempio, cioè ribellione all'estinzione, è una definizione molto molto appropriata, che il riscaldamento climatico è un po' come dire siamo su tutti sulla stessa nave, in mezzo alla tempesta. Tutti gli altri problemi di cui stiamo parlando sono occupiamoci della qualità della cucina della nave, occupiamoci che l'equipaggio venga pagato correttamente, eccetera, ma tutti gli altri problemi, se quella nave lì in qualche modo non riesce a galleggiare, andiamo tutti a fondo. E questo è un grosso problema che ha generato appunto delle iniziative di, come lei chiamava, di disobbedienza civile. Per esempio a Londra ultimamente, magari vedete sui giornali, sul Guardian soprattutto, migliaia di persone bloccano Londra
cioè si mettono proprio sul ponte che porta il centro di Londra, piuttosto che, perché consapevoli del poco tempo che si ha a disposizione, delle cose che si dovrebbero fare, dell'assoluta invece come dire, mancanza di iniziative concrete, anzi di informazione anche del pubblico, queste persone cominciano a bloccare letteralmente le città. Io ho partecipato a una delle loro conferenze dove dicevano proprio questo tipo di iniziative, che cosa comportano in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, eccetera, proprio uno quanti giorni sta in prigione, non so. Ecco. Per cui credo che su questi grandi temi, questo è uno ma non è il solo, ce ne sono grandi, come dire, ne vedremo potenzialmente delle belle in futuro, e potrebbe diventare un argomento da approfondire in maniera molto più di quanto non ne sappiamo attualmente. Ecco. Grazie. È un dilemma quello, è un dilemma, perché azioni di questo tipo, c'è il rischio, dico, che possano essere controproducenti. Invece di aumentare la coscienza del clima, la gente si sente talmente violata nel loro diritto sulla nave di passeggiare e di muoversi sulla nave, che vedono questi piccoli gruppi sulla nave che stanno facendo un certo tipo di attività per salvare la nave, e invece non la sentono in quel modo. Quindi anche da questo punto di vista la disobbedienza civile deve essere estremamente preparata, e quando si tratta di azioni di questo tipo, quando vengono organizzate collettivamente, è estremamente importante, come diceva il signore prima, applicare un'etica della responsabilità, fare bene un calcolo delle conseguenze positive e negative, proprio perché c'è il rischio che diventino controproducenti. Come in certe situazioni sono diventate controproducenti le forme di disobbedienza civile, purtroppo a volte incivile nel senso che sono cadute un po' nella violenza, di certi animalisti che sono andati a distruggere le fattorie e a causare dei profonde perdite di capitale ai contadini che vivono su quello. Queste sono situazioni da preparare. Non è per questo, ma siamo nella situazione di lotta di Gandhi contro l'imperialismo. Gandhi impiegava a volte anni a preparare una campagna di disobbedienza civile di massa, pensando non soltanto alle conseguenze rispetto alla sua effettiva capacità di imporre qualche politica al governo inglese, ma soprattutto che non scappassero di mano all'organizzazione e diventassero violente. Ci fu una situazione in cui Gandhi aveva cominciato una gran campagna non violenta di massa, e la popolazione indù in alcune città fece a pezzi alcuni poliziotti. Gandhi bloccò assolutamente tutta questa campagna prima che ne organizzasse un'altra, passarono circa 5-6 anni. Quindi la disobbedienza civile può essere fondamentale, ma dobbiamo pensarci molto bene e organizzarla molto bene, e essere coscienti politicamente di quello che può significare, soprattutto stiamo parlando in uno Stato democratico più o meno come anche l'Inghilterra. Non so se questo può servire come un minimo di... Sono tutti problemi estremamente difficili, e non credo assolutamente di essere uno specialista di questo, anche se ne ho pensato qualcosa. Beh, c'è qualcun altro intanto? Beh, io volevo solo aggiungere una cosa sulla questione del rapporto tra, diciamo anche prima, tra disobbedienza civile e persone che partecipano a questo.
oltre appunto agli scritti del professor Pontar, appunto, che mette in relazione diciamo l'importanza dell'azione della disobbedienza civile anche in base al numero delle persone che partecipano. Volevo aggiungere un piccolo frammento di un libro appunto che si intitola Disobbedienza civile di Hannah Arendt, che a un certo punto dice: la disobbedienza civile insorge quando un numero significativo di cittadini si convince che i canali consueti del cambiamento non funzionano più, che non viene più dato ascolto né seguito alle loro rimostranze o che, al contrario, il governo sta cambiando ed è indirizzato oramai o oramai avviato verso una condotta dubbia in termini di costituzionalità e legalità. Lei insiste appunto ancora dicendo un numero significativo di cittadini. E a proposito di questo, tu parlavi di Gandhi, tu hai scritto un importantissimo saggio su cui qualcuno ieri diceva si sono formate generazioni e generazioni di non violenti in Italia negli anni 70, è un saggio che è introduttivo di questo libro appunto di Gandhi, Teoria e Pratica della Non Violenza. Le prime 150 pagine sono appunto l'introduzione che il professor Pontara fa della lotta della non violenza positiva di Gandhi. Però tu hai conosciuto anche un'altra persona che è stata importante per la tua vita, che è italiana, a noi tanto cara, che si chiamava Aldo Capitini, che oltre a inventare e a decidere, a ideare la marcia di Perugia Assisi, ricordo che Capitini, tanto per tornare alla prima domanda della signora sugli esempi, fu uno dei professori universitari che non firmò il decreto del governo fascista e quindi appunto si ribellò alla firma e venne anche incarcerato più volte, per cui, come diceva il professore prima, decise e ne prese le conseguenze, uno dei pochissimi professori universitari di quel tempo. Ecco, tu l'hai conosciuto bene e spieghi il concetto che lui inserisce nei suoi scritti di omnicrazia. Volevo chiederti prima di tutto un ricordo di Aldo Capitini, perché quando ci fu Goffredo qui non ci fu tempo di farlo fare a lui, e allora disse: arriverà qualcuno al posto mio che magari due parole di Aldo le dirà, e stasera abbiamo questa occasione. E poi se potevi dire due cose appunto sul concetto di omnicrazia. Apri un rubinetto che non so più, che non riesco più a chiudere. Brevemente. Sì, sì, va bene. Tanto sono qui perché mi hanno fatto. No, Capitini, scusa, ecco, si sente bene. Capitini è fondamentale nella cultura italiana, è sempre stato accantonato. È fondamentale nella cultura italiana perché è stata l'unica voce che per lungo tempo, durante il fascismo, ha portato avanti non solo il discorso teorico sulla non violenza, ma l'ha praticata. Lui era nel 1931 segretario della Scuola Normale Superiore di Pisa, era stato nominato dall'allora ministro dell'istruzione Giovanni Gentile. E Capitini racconta in uno dei suoi brevi saggi autobiografici che nel 1931, poco dopo che era stato nominato, aveva già fatto da studente tutta la normale, aveva avuto la borsa di studio, era normalista Capitini, come si dice. Lui nel 1931, attraverso un suo amico, scrive, sono le sue parole: facemmo scoppiare la bomba Gandhi alla normale, perché Gandhi era stato appena allora introdotto in Italia attraverso, nel 1925, il primo libro di uno dei libri dell'allora famoso scrittore francese Romain Rolland, che aveva scritto un libricino su Gandhi, era stato tradotto in Italia. E alcuni anni dopo, nel 30 o nel 31, una traduzione italiana dell'autobiografia di Gandhi, che si chiama The Story of My Experiments with Truth, la storia dei miei esperimenti con la verità, tradotta però non nell'originale, ma una traduzione ridotta, con addirittura una prefazione di Giovanni Gentile in funzione antibritannica. Però Capitini ci aveva scoperto il profondo
il profondo significato della non violenza, anche motivata religiosamente, come lo faceva Gandhi. Gandhi la motivava religiosamente e moralmente, ma di una religiosità che non aveva nulla a che fare con le religioni positive e con nessuna religione rivelata. E Capitini questo lo assorbì molto, questo, e cominciò la sua posizione non violenta al fascismo. Tant'è vero che nel 1933, quando Gentile gli disse devi prendere la tessera del partito fascista, lui disse no, e Gentile lo cacciò. Poi Capitini continuò la sua esperienza di lotta non violenta, fu incarcerato due volte, poi quando arrivò l'armata britannica e dopo il 43, il 44 forse arrivarono a Perugia, lui assieme a un piccolo gruppo di intellettuali di cui era, partecipava Guido Calogero, Roberto Bobbio, organizzarono questo manifesto di liberal socialismo. Diceva Capitini, liberale nel senso di fondamentale rispetto per i diritti politici, quindi massima libertà, ma massimo socialismo nel senso che Capitini favoriva una socializzazione molto ampia in un paese democratico, sperando di ottenere la maggioranza naturalmente per fare leggi, una socializzazione molto ampia dei mezzi di produzione. Questa era l'idea del manifesto liberal socialista di Capitini, soprattutto formulato da Capitini e da Guido Calogero, cui partecipò anche Norberto Bobbio e alcuni altri. Poi lì venne fuori il Partito d'Azione, Capitini si tirò fuori e continuò avanti la sua politica non violenta in Italia, organizzando centri di orientamento culturale, centri di orientamento sociale, centri di orientamento religioso, che in certo periodo si svilupparono poi in varie città e non solo a Perugia. E quindi è un personaggio estremamente importante. E appunto, tra l'altro, fondò il movimento non violento in Italia, fondò il giornale, la rivista che ancora esiste ed è ben fatta, Azione Non Violenta, e anche un giornale, una rivistina, che chiamò Il Potere di Tutti, che poi i suoi scritti furono raccolti in un libro che tuttora credo si stia ripubblicando, Il Potere di Tutti, che è un libro molto interessante, come tanti libri di Capitini, che è una splendida introduzione di Norberto Bobbio, che è molto legato a Aldo Capitini. Il Potere di Tutti è proprio una società profondamente democratica in cui i cittadini democraticamente hanno anche il controllo il più possibile sui mezzi di produzione, quindi totalmente contraria a quello sviluppo che abbiamo avuto sempre maggiore di privatizzazioni, in cui addirittura in certi stati enti statali sono stati svenduti a grandi multinazionali che adesso stanno facendo i miliardi a nostre spese. C'è qualcuno che mi dà la mano? No, paura. Ma tu c'hai eccola, in... eccola, guarda, vedi, vedi che il coraggio del gruppo. E tu ancora, vado io? Allora. Dove? Ah, è... Io volevo fare una riflessione molto piccola, cioè di azioni molto piccole. Siamo stati in città con i ragazzi che frequentano la casa, quattro giorni ad Assisi. Io sono rimasta molto colpita dalla dignità che 20 ragazzi africani avevano nel sopportare lo sguardo maligno della gente. E la prima volta che è successo ci sono rimasta malissimo. Poi quando andavamo in giro e notavo le persone vedere questo gruppo di africani che giravano, sorridevo loro, perché vedere un gruppo di 20 africani pare non sia normale, mentre oratori e gente italiana è molto più tranquillo, e mi sembrava che il sorriso fosse un modo istintivo da parte mia
per tranquillizzare le persone che non c'era un'invasione o che non stavano venendo a rubare niente a nessuno. Però è stata una cosa istintiva e credo che serva, come diceva lei, una preparazione, una formazione, perché è come se adesso ogni volta che vado in giro ho le antenne alzate perché so che potrebbe succedere qualcosa, anche se lo fosse in stazione, sul pullman, però la gente è molto più incattivita e anche chi ha dei ruoli di controllo, banalmente il controllore sul pullman, non è una forma di resistenza civile chiaramente, però credo che parta un po' da lì, non lo so. Grazie. Diceva che la gente è incattivita. Io credo che in parte sia vero, nel senso che in una società occidentale, non solo italiana, diventa sempre più dura, perché è sempre più caratterizzata da disuguaglianze economiche sempre maggiori, arriva delle frustrazioni tali, per cui ci dice una famosa teoria psicologica, profonde frustrazioni possono creare espressioni molto aggressive. Questo non perché il cittadino sia la persona sia cattiva, perché c'è questo processo interiore che, per cui una profonda frustrazione che può essere dovuta alle condizioni sociali e a tante altre cose, può creare in noi come singoli dei momenti in cui vengono fuori determinati tipi di aggressività che io riconosco me stesso, certo, cioè, vai a nascondersi quello che possiamo essere in certe situazioni, vero? Però credo che questo mi permette, ho accennato appunto a queste disuguaglianze, se mi permettete due osservazioni a proposito non soltanto di capitini ma anche di azioni di disobbedienza civile che hanno a che fare con il potere di tutti, cioè in queste società in cui sta crescendo enormemente la diseguaglianza economica e nessun partito quasi più ne parla, mettendola veramente al primo posto, perché c'è un famoso, ormai famoso e giustamente famoso economista che si chiama Thomas Piketty, il cui libro famoso ormai è importantissimo, è stato tradotto anche in Italia, Il Capitale nel XXI secolo, dove lui dimostra con dati molto 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 ricchi, perché ha studiato documenti andando di ritorno nella storia di circa 200 anni e fa la storia delle dinamiche attraverso le quali la disuguaglianza, soprattutto nei 20 stati da lui studiati, che ha scelto perché c'era molto materiale per poter fare una ricerca precisa, che questa disuguaglianza è cresciuta in funzione di alcune politiche fondamentali, attraverso un processo di privatizzazione, attraverso un processo di deregolamentazione, si dice così, del mercato, non ultimo quello finanziario, attraverso l'abolizione di una tassazione progressiva, per cui la tassa marginale dei gruppi ricchi era molto alta, in Svezia era dell'80%, quando guadagnavi sempre di più, ed era giustissimo, perché lo Stato poteva fare grande politica di welfare grazie a questo, e poi soprattutto anche in fatto l'abolizione delle tasse sull'eredità, e la disuguaglianza di potere tra capitale e lavoro. Questi sono le cinque cause fondamentali, se ricordo bene, qualcuno mi corregga, per cui in base alle quali Piketty ci dice perché la disuguaglianza è cresciuta tanto, per cui secondo i rapporti famosi della Oxfam, che pubblica ogni anno e anche a volte ogni mese, abbiamo 70 milioni di super miliardari, 70 milioni e che sono l'1% della popolazione, siamo 7, 8, 9 miliardi presto, che complessivamente hanno una ricchezza totale superiore a tutto il resto della ricchezza dell'intera umanità.
a questi livelli di disuguaglianza siamo arrivati. E in tutti i paesi europei la disuguaglianza negli ultimi anni non ha fatto che crescere. Ho visto ultimamente le cifre in Italia fatte da questo istituto, non ricordo il nome, per cui in Italia negli ultimi 10 anni c'è stata una triplicazione della povertà assoluta. Secondo questo, adesso ho ben citato anche il nome dell'associazione, è un'associazione nota in Italia per questo, per cui abbiamo 1.200.000 persone in Italia, compresi i bambini, che vivono in condizioni di povertà assoluta, come definita dalla Banca Mondiale, il che significa non avere i soldi sufficienti a fare 2 pasti al giorno. Non so quanti italiani siano coscienti di questa situazione in Italia. Allo stesso tempo che abbiamo in Italia alcuni dei grandi miliardari che fanno parte di questi 70 milioni di ultramiliardari mondiali. Queste situazioni di profonda disuguaglianza creano, e questi ci sono diversi studi che ce lo dimostrano, maggiore instabilità politica, maggiore razzismo, maggiore xenofobismo, maggiore corruzione, maggiore tassi di criminalità e maggiori altri grossi costi sociali. Io posso indicare libri e lavori di questo tipo, naturalmente tutti discutibili perché dobbiamo essere aperti alle discussioni, ma con dati che sono difficili da rifiutare. E questo chiedo, ecco, parlando appunto di capitini, di grandi, di non violenza, che non parliamo solo questa sera di disobbedienza civile, questa di una esigenza profonda di uguaglianza nella distribuzione del reddito, ancora di più della ricchezza, che comporta distribuzione anche più uguale di potere, è fondamentale in Capitini, in Gandhi e in una più generale appunto concezione della non violenza che Gandhi proponeva a livello sociale con il termine società del benessere di tutti. Società del benessere di tutti, cominciando, diceva Gandhi, adesso stamattina ne ho parlato in una scuola, avevo anche delle citazioni, ma non voglio tediarvi con darvi delle citazioni di Gandhi, ma ve le posso dire quasi a memoria. Per la società del benessere di tutti, per Gandhi in India, ma a livello mondiale, comportava, dice lui, vi cito quasi a memoria, abbassare il livello dei più ricchi per innalzare il livello dei più poveri. I più poveri nell'India erano le centinaia di milioni che vivevano, erano i fuori casta, erano i più poveri dell'India, gli ultimi, come li chiamava Gandhi, però lui li chiamava figli di Dio, Harijan, e si ridusse in stracci proprio per identificarsi anche con loro, oltre che per boicottare i tessuti inglesi. Voi ricordate che Gandhi, c'è sempre quella famosa foto in cui Gandhi fila, lo faceva ogni giorno, non per meditazione proprio, anche quella, perché lui diceva tutti i contadini dell'India dovete fare questo sforzo di disobbedienza, di resistenza civile, facciamo i nostri tessuti, non comprarli dall'Inghilterra che li fa prendendoci il cotone e fanno i lavori lì e poi ce li mandano a noi che non abbiamo nemmeno i soldi per comprarli. Quindi questa era una parte importante di questa società del benessere di tutti, e Gandhi in questa società propugnava, alla fine ci sono molte citazioni che posso dare, appunto diceva ci sono delle risorse fondamentali di cui tutti gli esseri umani hanno bisogno per vivere ad un livello di vita decente. E diceva, per far questo è necessario socializzare i grandi mezzi di produzione, a cominciare dall'acqua. Cosa è successo nell'acqua del mondo? In tante parti del mondo è stata privatizzata. Ci sono delle enormi compagnie multinazionali, in Italia conosciamo la Suez, no? Credo. C'è la Vivendi, c'è l'Aguas de Barcelona spagnola, c'è la United, o come si chiami in Inghilterra, che fanno dei profitti favolosi,
facendo pagare l'oro blu, come lo chiamavano, quest'acqua fondamentale a prezzi sempre più alti che le popolazioni più povere non riescono nemmeno più a pagare. In Italia mi pare è stato nel 2001 un referendum per togliere l'acqua dal mercato, però la Suez con altre forze politiche in Italia sta ancora cercando di privatizzarla, e se c'è un momento in cui è necessaria una disobbedienza civile è quando cercassero veramente ancora una volta di privatizzarsi l'acqua, che già ci privatizzano l'aria, perché l'aria buona non si respira a Roma, si respira a Cortina d'Ampezzo. Chi ci va a Cortina d'Ampezzo? Ma allora, nell'ultimo capitolo del libro che si intitola Quale pace, c'è un capitolo che si chiama Disuguaglianze economiche e malessere della società. Tu adesso ne hai appena parlato, ma c'è anche un altro aspetto secondo me importante che si lega ancora al concetto di disobbedienza civile, ed è quello della fiducia sociale. E quindi volevo chiederti qual è il legame tra la fiducia sociale e la disobbedienza civile, se c'è. Sentite, se io mi riscaldo e faccio risposte troppo lunghe e ci metto troppa cosa, ditemelo per cortesia, che non voglio fare i concioni. Allora, a proposito di quello che dicevo un momento fa sulle grandi disuguaglianze, uno dei costi sociali che non ho nominato della disuguaglianza è che tanto più alto l'indice di disuguaglianza, gli economisti lo chiamano l'indice Gini, che fu ideato da un italiano economista all'inizio del Novecento, Carlo Gini, è un indice molto preciso che ci permette di, una parentesi che mi è venuta in mente solo in questo momento, di misurare le disuguaglianze in modo tale che se noi abbiamo 10 persone, può essere 10 gruppi, ma 10 persone, e una a 9 e l'altra a 7 e questa a 6 e poi ce ne sono tante a 1, questo indice tiene presente non solo la differenza tra quello che c'ha 10 e quello che c'ha 1, ma anche la differenza tra quello che c'ha 10 e 9, tra quello che c'ha 10 e 8, tra quello che c'ha 8 e 2, quindi è una misura molto molto precisa. E ecco, in base a questa misura con cui viene normalmente dagli economisti misurata la disuguaglianza tra gruppi sociali, no? Che siano il decimo della popolazione, il primo quintile, il secondo, eccetera. Comunque, hanno dimostrato con buoni argomenti che c'è un nesso statistico molto significativo tra alto indice di disuguaglianza economica e molto basso indice di fiducia sociale, dove per fiducia sociale non si intende la fiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, ma la fiducia del cittadino nei confronti del proprio prossimo. E quindi anche in parte questo svilupparsi di un senso di paura. Perché se non c'è fiducia tra il cittadino, se io incontro la persona e ho sempre un timore che mi imbrogli, che mi, no? Oppure che non sia disposto a darmi una mano, quando questa fiducia sociale diminuisce sempre di più, la società diventa sempre più dura, oltre a diventare sempre più disuguale, e quindi si creano poi anche questi movimenti di piccole o grandi violenze dal basso, che sono violenze che sono spesso, appunto, si diceva prima, espressione di grandi frustrazioni dovute a questo sistema terribilmente disuguale. E qui c'è un rapporto, tu mi chiedevi, tra fiducia sociale da una parte e disobbedienza civile. È difficile dire questo, non so se ci siano dei nessi che dimostrino che quanto più è basso l'indice di fiducia sociale, tanto più alta sarebbe la disposizione alla disobbedienza civile, non so, non credo che ci siano. Potrebbe essere anche il contrario, nel senso che
No, se non c'è fiducia nelle persone, le persone non dialogano, e quindi di conseguenza parlavamo prima della quantità delle persone che dovrebbe mettersi insieme per fare disobbedienza civile, come diceva Arendt. E quindi se c'è sfiducia tra le persone non c'è più legame sociale e di conseguenza creare una disobbedienza civile nel momento in cui io non mi fido più delle persone o comunque sono più impaurito, diventa ancora più difficile creare i presupposti per la disobbedienza civile. Non so, perché il fatto che non ci sia, penso adesso sto pensando a Fredo, se volete, non so, non ho dati, ma sto pensando il fatto che ci sia poca o un basso indice di fiducia sociale tra i cittadini non comporta che non ci sia un profondo, alto indice di fiducia sociale tra certi gruppi. Perché ci può benissimo essere, vero? Ci può essere una fiducia sociale attraverso i gruppi che lavorano in una certa ONG, per esempio. La fiducia è profonda perché il lavoro in una ONG presuppone una grande fiducia in quelli che partecipano. Quando si parla di assenza di fiducia sociale, si parla in modo per cui una bassa fiducia generale non comporta che la fiducia all'interno di certi gruppi sia alta. E all'interno di questi gruppi dove la fiducia è alta e c'è un bisogno, una volontà di reagire a queste ingiustizie, a queste violenze, si possono certamente creare delle campagne di resistenza civile, di ulteriore formazione, di ulteriore lavoro, come fate tanti di voi altri in Italia, per fortuna. L'Italia non è solo l'Italia della Lega, meno male. Scusate, se qualcuno non è d'accordo sono disposto a discutere. Ecco. Ci mancherebbe altro. Ecco. Grazie. Rispetto a questa difficoltà che diceva anche lui adesso di immaginare una disobbedienza civile oggi rispetto alla situazione, io credo che al di là della fiducia sociale dell'ultimissimo discorso, se non ho capito male, lei all'inizio diceva che la disobbedienza civile o la resistenza pacifica la si fa a fronte di un governo di dittatura, un imperialismo britannico per quanto riguardava Gandhi, o la disobbedienza civile si fa rispetto a un governo democratico di cui si condivide sostanzialmente quasi tutto, ma rispetto a una o due cose si può attuare una disobbedienza civile. Io credo che oggi noi abbiamo una mancanza di questi due requisiti, perché non abbiamo una situazione di dittatura, ho qualche dubbio che abbiamo un governo democratico e ho molti più dubbi che ci si possa riconoscere per la stragrande maggioranza in quello che questo governo o che gli ultimi governi hanno fatto. Credo che se questo ci mette in difficoltà per pensare di attuare forme di disobbedienza civile. Mentre dall'altra parte, mi rifaccio a quello che lei diceva della enorme ricchezza detenuta da pochi, credo che sia rispetto a quello che noi dovremmo forse attuare, non so se è una disobbedienza civile o se è un boicottaggio organizzato. Tutti noi abbiamo letto come alcune grosse aziende che in questi giorni percorrono le nostre strade, Amazon sfrutta, eccetera. Perché non pensare di toccare questo potere enorme che oggi l'imperialismo che abbiamo ognuno di noi, organizzando dei boicottaggi dichiarati, pubblicizzati e motivati? Certo. Forse certo. Li toccheremo anche nel vivo, perché penso che poi, certo, come diceva, un po' tutti alla fine vanno dove c'è latte da mungere. Grazie. È importante, e io credo che proprio per questa situazione contro queste grosse multinazionali servono più delle forme molto organizzate, molto vaste di boicottaggio.
Perché la disobbedienza civile, come si, quale leggi si infrangono per bloccare queste multinazionali? Se ne fregano loro stesse della legge, figurarsi. Perché una cosa è violare le leggi di uno Stato, vero? E dico, queste leggi, la maggior parte delle leggi italiane finora sono state fatte in rispetto della Costituzione, la gran maggioranza. Posso sbagliare, se qualche giurista che la sa più di me, benvenuto. Sembra che, per esempio, sembra che non ho studiato abbastanza, che questo decreto sicurezza sia addirittura anticostituzionale. Ora, se questo è anticostituzionale, ci sono varie strade che sono compatibili. Si può fare allo stesso tempo lavoro politico per cercare di arrivare ad altre elezioni, ad altri partiti, e può essere perfettamente compatibile con fare anche forme di disobbedienza civile, prendendosi in casa delle persone, come si diceva nell'ambito della prima domanda. Ma penso che forme di boicottaggio possono essere molto efficaci e si sono dimostrate molto efficaci. Certo che se uno vuole fare il boicottaggio a Amazon oppure a quello, come si chiama, Facebook, l'unico modo di fare boicottaggio a Facebook è di non averlo. Non ci sono altre forme di boicottaggio contro Facebook. Io non ce l'ho, forse tanti di voi ce l'hanno. E se pensate a qualche forma di boicottaggio, può essere costoso per noi, perché è una multinazionale che ha un potere enorme, politico. La scelta è vostra. Professore, è qui davanti. Ah, ecco qua. Ma basta. Sì, lo so, mi viene, lo so, Giuliano, lo so. Professore. È qui, mi viene. Profit. Ma profit, professore che fa profit. No, no, beh, mo gratis, non mi pagano, solo il viaggio. Scusatemi, sono spagnola, non parlo benissimo l'italiano. Però bueno, potremmo forse parlare spagnolo. Io sono molto d'accordo con... precedente interlocutore. Sì, esatto. Penso che ogni euro che noi spendiamo è un voto a qualcuno, e allora dobbiamo pensarci bene a chi paghiamo. Quello volevo dire, che sono molto d'accordo. Ma il problema è quello che sto pensando adesso, che parliamo della lotta senza violenza, e io sono molto legata alla lotta delle donne. E non so se avete sentito che a Spagna, Andalusia, che io sono andaluza, è entrato questo partito di estrema destra per prima volta dal franchismo. E allora penso che è molto legato alla lotta femminista, perché si sta vedendo una reazione. E io, che sono molto, ho molto carattere, tante volte non so come spiegare le cose senza essere un po' violenta. Mi manca la pazienza tante volte. E non so come. Però mi sembra molto tranquilla in questo momento. Sì. In questo momento sì, però in altri momenti penso di farlo, ma è molto difficile, perché. E allora non so se è controproducente, come prima hai detto tu, perché c'è questa reazione, che prima volta io sono molto sorpresa con questa reazione della gente, e allora non so cosa possiamo fare, perché non so. Grazie, ma io ho subito una domanda, se me la permetti, sì. Poi non, magari non vuoi rispondere. Cosa fai quando sei molto violenta? No. Magari è non violenza, sentiamo. No. Mi chiudo tanto, quando la gente non riesce a capire, posso spiegare una volta, due volte, però alla terza volta, no, alla terza volta dico vabbè, vai a leggere un libro. Vabbè, e questo è mica violenza. Sì, ma a volte c'è qualcuno che mi ha detto così, non arrivi a nessuna parte.
parlando di quel sì, modo. Ho capito. Cioè vuol dire che a un dato punto in quel momento non si riesce più ad argomentare perché si sente che l'argomento non passa. Io mi sono trovato tante volte, è successo anche a me, ti va bene, in questo momento non è più possibile comunicare. Quindi se ti interessa ulteriormente, magari dicevo, leggiti un pochino di più Gandhi e poi riprendiamo il discorso. Direi che è una reazione più che normale, anzi molto molto importante in determinati tipi, ma mica la chiamerei violenza, quindi. No, non mi pare proprio. Se siamo a quei livelli lì, siamo a livelli di non violenza di Gandhi, che comunicava continuamente, portava argomenti, e a un dato punto gli inglesi agli argomenti non pensavano più. Allora Gandhi non è che si arrabbiasse, organizzava una grande campagna non violenta, perché il dialogo non era più possibile e si passava dal dialogo alla resistenza, e la resistenza sacrosanta. Io penso che in certe situazioni posso capire chi pensa che la resistenza violenta sia sacrosanta. Gandhi stesso non si disse mai pacifista, lui si disse sempre non violento e appoggiava certe lotte violente come quella dei palestinesi già negli anni 40, perché pensava che loro, per ragioni loro, non si sentivano sufficientemente preparati o non pensavano alla possibilità di una lotta non violenta. Quindi Gandhi faceva grandi distinzioni tra quelle che lui riteneva, in base alla sua concezione della non violenza, cause giuste e cause ingiuste, e non condannava assolutamente chi si batteva in modo violento per cause giuste. Diceva soltanto questo: la vostra violenza, se a breve tempo può portare alcuni risultati, nel lungo periodo affogherà voi stessi. E c'è qualcosa di profondamente vero in questo. Se pensiamo all'escalation della violenza, della guerra, parliamo solo della guerra o del terrorismo, l'escalation della violenza o della corsa enorme agli armamenti, dai tempi in cui, parlavo ieri sera di Antigone e Creonte, in cui i due fratelli, Eteocle e Polinice, si uccidono l'uno con l'altro con una lancia, alle due bombe atomiche che distrussero Hiroshima e Nagasaki. È una corsa agli armamenti sempre maggiore, sempre la guerra da una parte e dall'altra giustificata in qualche modo, o come guerra di difesa, o come guerra perché il nostro popolo ha bisogno di espandersi, o come guerra santa, guerra umanitaria, guerra etica. Ma cosa sono? Ma dove siamo arrivati? Abbiamo armamenti ormai super, super distruttivi, col quale il signor Trump, uno di essi, può premere il bottone, e se non lo preme lui, lo preme Bolton o Mike Pompeo, fa saltare non solo la Nord Corea, tutti noi quanti. Allora Gandhi questo ha visto bene, ha visto molto bene che la violenza che noi possiamo giustificare e capire che si possa giustificare in determinate situazioni di profondo conflitto contro il nazismo, contro il fascismo, contro l'apartheid terribile, contro l'occupazione Israele in Palestina, si possono capire queste violenze e in certo senso anche giustificarle, ma stiamo attenti perché partono le guerre da poco, si pensa che durino due settimane, due mesi, poi durano cinque anni, come in Afghanistan dal 2003, in Iraq, in Siria, in Congo, che va avanti da 30 anni. E quindi e siamo in una situazione in cui, oggi come oggi, nove, c'è entrata anche la Corea del Nord, ma non è pericolosa, nove stati altrimenti sono super armati di bombe atomiche. I due maggiori rimangono sempre gli Stati Uniti e la Russia. Si aggiunge la Cina, l'India ce l'ha, il Pakistan ce l'ha, l'Inghilterra ce l'ha, la Francia ce l'ha. E tutti questi stati, compresi tutti gli alleati e l'Italia, hanno votato contro questo sacrosanto trattato firmato da 126 nazioni contro le armi, per proibire le armi atomiche. 120 stati, 122 l'hanno
approvato alle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale, 56 l'hanno firmato, occorrono 50 che lo ratifichino perché diventi vero e proprio diritto internazionale, per cui in quel momento che diventa diritto nazionale tutti gli stati armati di bombe atomiche sono stati criminali. Finora soltanto 6 paesi hanno ratificato questo trattato fondamentale, che tra l'altro ha avuto l'organizzazione il premio Nobel per la pace l'anno scorso, 2 anni fa. Questi stati quali sono? Allora, la Guyana, aspettate, la Città del Vaticano, il Messico, mica piccolo, Cuba, ultimamente si è aggiunta l'Austria, e c'è un sesto che non ricordo mai, forse la Thailandia, mandate a controllare perché si vede sul sito di questa grande organizzazione. A proposito di violenza, no? Quindi continui con la sua bella violenza che sta causando. Ecco che l'ho un altro. Vengo giù. Ecco qua. Premettendo che sono perfettamente d'accordo che la forbice della disuguaglianza sociale è uno degli elementi fondamentali che si è sicuramente allargata negli ultimi anni, lei citava qualche dato, ma penso anche molti altri sanno che di quelle persone qui di cui diceva lei prima, oggi 7 individui hanno un patrimonio personale messo insieme che è superiore al 50% delle persone più povere, cioè 3 miliardi e mezzo di persone, 7. E di questi come 7 pentati capitali. Esatto. E di questi 7, guarda caso, c'è dentro i proprietari di Google, di Amazon, che fino a poco tempo fa non c'erano. 5 anni fa erano 200 individui che avevano. Basta questo per dire. Quindi perfettamente d'accordo su quello. Ma io volevo tornare con una domanda sull'inizio, cioè sulle 4 colonne fondamentali della disobbedienza civile. Per chiedere questo, ma in Italia sembra che abbiamo, andando a vedere questi 4 elementi, un partito, un movimento che li rispecchi pienamente, il Partito Radicale, cioè che ha fatto proprio della disobbedienza civile una delle bandiere per portare avanti le proprie azioni di cambiamento, dal Pannella che fuma lo spinello al Marco Cappato di oggi che accompagna in Svizzera per la morte assistita. E però dentro questo partito ci sono anche persone che hanno fatto parte di governi. Secondo Naima Bonino, che io stimo personalmente moltissimo, ma come lei potrebbe identificare questo movimento come un movimento appunto non violento, in particolare che usa normalmente la tecnica della disobbedienza civile? Per quello che ne so, che ho potuto seguire dall'estero, ho conosciuto in alcune situazioni anche Marco Pannella, era più giovane, adesso è morto, e io credo che sia stato in un momento particolare, prima che diventasse partito, quando era ancora movimento, prima di diventare partito, che abbia avuto un'importanza notevole in Italia, perché era il momento in cui crescevano le Brigate Rosse, e l'unico movimento che riusciva a raccogliere giovani su altri indirizzi non violenti, se mi ricordo bene, correggetemi, era il movimento, che allora non era ancora partito, dei radicali, che poi divenne partito. E credo che anche come partito alcune campagne che hanno fatto siano state fondamentali sull'aborto, sul divorzio, eccetera. Credo che nessuno che non sia meno d'accordo, certo se uno è contrario all'aborto sarà contro, naturalmente chi è a favore deve riconoscere che il Partito Radicale ha fatto il suo lavoro. Poi a proposito di disobbedienza civile, mi ricordo che anche dentro il movimento del Partito Radicale, ma non solo, c'è un bellissimo esempio di disobbedienza civile italiani che era il movimento di obiezione fiscale. Ah, sì.
non ne abbiamo ancora parlato. L'obiezione fiscale è stato un bellissimo esempio di disobbedienza civile in base a tutte queste quattro, e poi è non violento, perché la gente violava la legge, non pagava le tasse, ma le versava, però non è che le tenessero per sé, le mandavano a capo dello Stato, no? Lo sapete, il 5%, o che forse voi mi ricordate meglio. Io le pagavo in Svezia, quindi se c'era necessario lo facevo lì, non pago le tasse in Italia, però ho appoggiato questa cosa. E erano, dunque, lo facevano pubblicamente, lo facevano per ragioni politiche ed erano disposte ad accettare la pena perché andavano a pignorarli poi e li portavano via cose anche. E fu un momento molto importante in Italia, credo, un grande esempio che purtroppo troppo pochi hanno seguito, una bellissimo esempio, a proposito di quello che la signora chiedeva prima, che mi ero dimenticato di ricordare, di campagna di disobbedienza civile in Italia, molto civile, molto importante. Vedo che non si alzano. Guarda, una delle tue. Dopo apriamo i rubinetti, non andiamo più. Ah, eccolo lì, c'è che mi. Ah, ecco qua. Sempre molto più interessante del mondo. Grazie mille per quello che ci sta dicendo. Io ho una domanda che vorrei fare, anche se lei prima ha già, o se tu prima hai già detto in questo senso qualcosa di importante. In questo momento, girando, si nota come ci sia, anche per i motivi che hai detto tu prima, la frustrazione sociale, la difficoltà di tante persone, ci sia un gruppo coeso, grossi gruppi coesi, penso a quello della Lega per esempio, penso come stia crescendo questa forma di consenso e come non si possa far finta di verificare questo. Allora, un movimento di disobbedienza civile, come vede il confronto con queste ragioni degli altri? Tu prima hai parlato di come è importante studiare delle azioni che non siano controproducenti, delle azioni che siano capaci comunque di andare a un confronto, di andare a cercare. Io vedo spesso gruppi omogenei che si trovano e invece vedo raramente gruppi disomogenei in cui si riesce ad avere un confronto il più pacato possibile o comunque il più deciso, anche il più sicuro. E quindi come ci si muove con questo? Averci la risposta. Però dicevo prima che in una democrazia azioni di disobbedienza civile sono perfettamente compatibili con portare avanti un dialogo anche contro quelli contro cui sono rivolte. Di nuovo per prendere il grande esempio di Gandhi. Anche durante le sue grandi campagne di disobbedienza civile, Gandhi continuava a discutere, a argomentare con le autorità britanniche, con il viceré, con quelli che si doveva confrontare nel dialogo, e nel dialogo politico. Gandhi era un, come si può dire, era molto cocciuto nelle sue discussioni e sapeva muoversi molto bene da un punto di vista anche, diciamo, dell'argomentazione. Comunque, per tornare alla tua domanda, supponiamo di dover fare questo a un livello un po' di gruppo, non soltanto di pochi, di 5 individui, queste forme di disobbedienza civile di cui parlava il Signore prima, no? Contro questo decreto di prendere delle persone, accoglierle e accettare le conseguenze. Certamente questo potrà fare arrabbiare un certo numero di persone che votano e che ci credono nelle politiche della Lega, e questo in una democrazia dobbiamo correre il rischio di farlo. Allo stesso tempo che a livello di Parlamento, a livello di giornali, di stampa, di discussione, si continua naturalmente a dialogare, a discutere. Ma ripeto, nell'ambito di una democrazia la disobbedienza civile è, per così dire, un'ultima ratio, non è mai la prima ratio.
perché in una democrazia si può pensare, si deve poter pensare finché dura, che ci sono le vie costituzionali che si chiamano lavori di partito, creazione di nuovi partiti, gruppi di pressione dal basso, e se ne sono fatti tanti anche in Italia, perché non solo i partiti hanno fatto politica, e poi cercare di capire perché un elettorato sempre maggiore si muove su quelle posizioni lì, non solo in Italia. In Svezia, dove io vivo da 66 anni, e quindi andavo via 20 anni, fate il calcolo, mi arrivo ai 90 e tra poco vado con quelli che sono sulla barca più grande, una barca di spiriti, e quindi ce ne stanno, secondo i famosi teologi medievali, ce ne stanno un numero infinito. Come sulle punte degli aghi ci stanno tanti angeli, tanto non si possono contare con i nostri numeri. Comunque, ecco, vi dicevo, in Svezia è successa la stessa cosa. Abbiamo un partito che non è così violento nel suo modo di un grido in Svezia dura un minuto. Sapete che è il grido, no? No. Oddio, un grido in quel senso lì, in Svezia dura un minuto, però perché c'è un altro modo di parlare, di discutere, però è un partito, il partito più a destra, fa una politica molto simile a quella della Lega. Ora, nelle elezioni di 4 anni fa è entrato in Parlamento col 5-6%, oggi c'è il 18%. In Svezia ci sono state le elezioni 3 mesi fa, sono arrivate al 18%, sono all'aro della bilancia e dopo 3 mesi ancora non sono riuscite a fare il governo in Svezia, perché il governo che era finora e che è quello in carica però uscente, dei socialdemocratici, dei verdi che sono calati enormemente purtroppo, perché sono importanti, e del partito, ex partito comunista che ha l'8% fa una politica molto precisa e molto interessante, che è quella della vecchia socialdemocrazia di sinistra, che non ha assolutamente nulla a che fare con lo stalinismo, come certi cercano di far valere. Ecco, in questo momento abbiamo, tanto per dire, anche in Svezia la stessa situazione in Italia, perché nella società svedese, che è certamente una società ancora del benessere, ma in cui le disuguaglianze sono cresciute molto anche lì, il 18% dell'elettorato va in quella direzione lì, e purtroppo si tratta di un elettorato che in gran parte, secondo le statistiche, è maschile, di persone abbastanza vecchie e di quella che una volta chiamavamo classe operaia. Il 25% dei lavoratori svedesi iscritti alla Confederazione Generale del Lavoro, che è sempre stata socialista e appoggia il Partito Socialdemocratico, il 25% vota per la Lega svedese. E sono persone che non sono disoccupate, sono persone che stanno benissimo, ma che hanno paura sbagliata, perché purtroppo si vede che non si pensa abbastanza, che accettando una immigrazione, perché anche la Svezia ha chiuso i confini, vengano a togliere il posto. Questo non è vero, perché in Italia è lo stesso discorso, mi pare che si fa anche. Posso capire che un disoccupato possa pensare così, ma che un lavoratore iscritto alla Confederazione Generale del Lavoro, che ha una bella paga e che si sposti in quella misura lì, allo stesso tempo che mezz'anno fa votato per tutta la sua vita per la socialdemocrazia, è un po' anche difficile capirlo. E un'altra cosa è successa per far capire come l'opinione cosiddetta pubblica può variare. Vi ricordate quella terribile foto di 2 anni fa, del 2015 o 3, in cui si vede questo piccolo cadaverino del bambino che viene battuto sulle onde sulla spiaggia? In quel momento la società svedese era tutta a favore dell'immigrazione, una cosa incredibile. Apriamo, come aveva fatto Merkel, no? Aveva preso, ce la facciamo, diceva la Merkel in Germania. E quindi sono arrivati tanti, in Svezia sono arrivati quasi 150.000 persone,
che è il paese che ne ha preso maggior numero in funzione alla, relativamente alla popolazione di 9 milioni e mezzo. Improvvisamente, dopo mezz'anno, abbiamo questa salita vertiginosa della Lega svedese, in poco più di mezz'anno. Cosa succede nelle nostre menti? Quando fino a mezz'anno fa eravamo tutti aperti, tutti accoglienti, improvvisamente tanti di noi, nel giro di mezz'anno, vanno dalla parte opposta. È un po' è intrigante, ecco, questa questione. Io non riesco bene a spiegarmela. I miei amici sociologi, magari c'è qualcuno che ci può dire qualcosa su questo qui. Come succede? E dove andiamo? Siamo all'inizio di un nuovo 1922. Stavo aspettando, dici? Vai, no. Ce la facciamo. Finché si alza e vanno a casa. Ecco. No. Siamo tutti liberi, eh? Sì, sì. Magari il primo andare via sono io, poi lentamente esce e ci lascia qua. Qualcuno è alzato, no, vado io. Almeno mi alzo, vado io. C'è democrazia. Ah, no, no, vado io. Voglio stare qui. Va bene, la ringrazio, io mi chiamo lei. Allora, niente, io cerco di esprimere un pensiero che mi prende da un po' di tempo, sperando, perché non lo so, io ho pensionato da 15 anni, per cui molta gente sa già, perché mi è capitato di esprimere questo pensiero, però più vado avanti più penso che si sia o si possa pensare a qualcosa di diverso. Io alla fine, all'inizio del mese, ho il conto bancario, mi vanno i numeri in banca, mentre prima prendevo l'assegno, andavo in banca, prelevavo i soldi, carta moneta, no? Adesso mi vanno i numeri alla fine della fiera. Sono numeri che noi gestiamo. Io non pago, mi arriva la forza pubblica, mi arriva il pignoramento, mi porta via la casa. Cioè, per stringere, sembra banale, sembra stupido, ma noi stiamo litigando su dei numeri, cioè la vita delle persone viene basata solamente nei numeri. Lei prima diceva il bambino che muore, gli immigrati che arrivano potrebbero stare bene a casa loro se loro potessero vivere come viviamo noi. Ci bisognerebbe pensare, o cominciare a pensare, secondo il mio pensiero, o trovare le noccioline. Le perle, ci scambiamo le perle, quante perle abbiamo noi per poter comprare? Cioè, adesso banalizzo la cosa, no? Però sta di fatto che si uccide. Per i numeri, certo. Per i numeri. Per cui ricominciare a pensare, poi se guardiamo a livello nazionale, a livello regionale, quello che penso io sono pensionato, sto bene, ho una buona pensione, non darebbe fastidio una fabbrica chiude perché il capitale se ne va. Santa pazienza, a livello nazionale, pensionati, chi può dia un contributo, la fabbrica rimane in Italia, ci autogestiamo. Mettere in pratica una forma di solidarietà che possa gestire il capitale sociale all'interno del paese, cioè non l'autarchia, ma un qualcosa che dia la possibilità anche di mettere in discussione quello che sta venendo avanti. Porca miseria, cioè non è accettabile. Io non posso essere non violento di fronte a persone che mi dicono quello è diverso, quello non è una persona perché è un altro colore. Per cui io, cioè, non sono violento a livello fisico, però a livello verbale non accetto che certe persone facciano anche delle leggi che vanno a
a limitare la libertà delle persone. È vero, ormai io penso che, come vari economisti pensano, che la moneta sparisce, saranno sempre di più numeri. Difatti il grande capitale finanziario in pochi secondi sposta numeri, ma alla fine sia io che te con questi numeri ci compriamo quello che ci serve, no? Non perché io quasi in Svezia quasi non è più possibile pagare con contanti, soprattutto con quelle parti da credito, anche qua, no? Insomma, la carta, il denaro vivente, per così dire, che ci fa morire per averlo, diventa numeri, questo è vero, però sono numeri che alla fine alcuni li accumulano bene, alcuni ne perdono sempre di più. Non è che si perdano zeri dopo la virgola, si perdono zeri prima della virgola, che diventa sempre più povero. Ma poi c'era questo, ecco, questo qua, invece, di usare di più le risorse locali, dicevi, vero? Cioè, c'è un momento molto importante dal punto di vista di questo pianeta che stiamo distruggendo, che dobbiamo cercare di sfruttare il più possibile, ma in modo più sostenibile. Ogni paese, visto che siamo ancora 198 stati alle Nazioni Unite, le proprie risorse, e non dilapidandole come stiamo facendo in questa società consumistica. E da questo punto di vista, per non dilapidare le risorse che abbiamo, non dobbiamo lasciarle in mano a queste enormi multinazionali che non sono più italiane, ma sono multinazionali. E questo è un discorso fondamentale, perché poi è in base a questo che crescono queste enormi disuguaglianze. Allo stesso tempo dobbiamo pensare che non siamo un'isola, siamo un mondo di 8, 9, presto 10, alla fine di questo secolo sembra che saremo più di 10 miliardi. Non si può fare di questo principio di sfruttamento pensato delle proprie risorse un principio egoistico, per cui ogni Stato pensa al proprio interesse, a valorizzare al massimo le proprie risorse. Se ogni Stato pensa così, siamo di nuovo in questa corsa non soltanto agli armamenti, ma all'economia, che porta a conseguenze totali disastrose. Quindi dobbiamo essere coscienti che sviluppare bene una fabbrica in Italia per mantenere quella fabbrica lì e dare il lavoro agli italiani vuol dire toglierlo ad altri che lo avrebbero se quella fabbrica fosse spostata lì. Cioè, naturalmente viene spostata lì, chi fa i grandi soldi sono gli azionisti e non i poveri diavoli che trovano un posto di lavoro lì. Però a livello globale dobbiamo pensare a questi livelli, e Gandhi già pensava, perché parlo spesso di Gandhi invece che parlare di Marx. Se parlo di Marx mi danno del comunista, a me non è nulla il contrario, se ci si capisce sul termine comunista. Ma se io parlo e cito Gandhi, perché ci credo a quello che diceva Gandhi, posso fare un discorso senza tirare in campo Marx. Cioè l'idea di Gandhi, che negli ultimi scritti c'è, di un governo globale, democratico, se possibile. Voi direte che è un'utopia, e lo può essere, però c'è questa idea fondamentale di un governo mondiale che redistribuisca risorse e faccia in modo che i paesi che oggi sfruttiamo al massimo valorizzino le loro risorse lì e non darle a noi nel modo in cui noi, non è che ce le danno, ce le prendiamo attraverso le grandi multinazionali. Cosa fa l'Italia adesso per tenere via, per mantenere i propri interessi in Africa? O come era ieri con Gheddafi, oggi in uno dei due governi che riconoscono, portano il loro capitale lì e fanno andare avanti gli interessi italiani. Una volta erano gli interessi dell'ENIT, no? Mi pare di ricordare, o sbaglio? Quindi il discorso è molto complesso e naturalmente
va approfondito e ci sono grandi approfondimenti. In questo momento io mi fermo qua perché siamo a livello molto semplificato. Però salutato. Vai tu, vengo su. No, volevo solo dire intanto che Giuliano arriva su in cima. Sulla questione delle fabbriche, tra l'altro, è uno dei pochi capitoli su cui noi possiamo vantare, io almeno per me è un vanto, una ottima esperienza di disobbedienza civile. Qualcuno magari conoscerà l'esperienza della Rimafro a Milano. Secondo me quella è la strada, perché mentre qualcuno porta via lavoro e macchinari da una parte, il lavoro si crea qui. Non voglio entrare nel meccanismo di come sta andando la Rimafro, ma la Rimafro ultimamente, tra l'altro, nonostante abbia da 8 anni reagito a questo stato di cose, il suo presidente è stato messo in carcere con una accusa ingiusta e lui l'ha accettata e adesso non è più in carcere e ai domiciliari. Ma i ragazzi della Rimafro, il signore della Rimafro, io li chiamo, combattono raccogliendo fondi, stanno andando avanti, e settimana scorsa hanno ottenuto un gigantesco successo, e ragioni in cui avrebbero dovuto essere sgomberate dopo 8 anni di lavoro lì dentro, sono arrivati lì, e il risultato è che attraverso delle garanzie di personaggi importanti, entro l'aprile del 2019 loro otterranno un altro capannone lì vicino, tra l'altro risanato dal punto di vista delle bonifiche ambientali, e avranno il diritto di ricominciare a 500 metri da dove stanno adesso il lavoro che stanno continuando a fare ora, nonostante, ripeto, il presidente continui a essere accusato ingiustamente e continui ad accettare il suo stato. Quindi, dal punto di vista delle fabbriche, tra l'altro in Italia ce ne sono in questa condizione più o meno una quarantina. Quindi vuol dire che forse alcune isole, come diceva Giuliano, disobbedienza civile, almeno in quell'argomento lì, esistono. Prego. Sì. No. Intanto aggiungo soltanto che questa conquista, ero anch'io sui cancelli della Rimafro settimana scorsa, e questa conquista permetterà di fare il secondo convegno mondiale delle fabbriche recuperate alla Rimafro di Trezzano sul Naviglio nel mese di aprile, quindi stateci attenti se volete partecipare. No, volevo dare prima di tutto un messaggio positivo all'amica spagnola, ricordando che la non violenza per Gandhi era la forza della verità. Questo l'ho imparato da un libro con la prefazione di Giuliano Pontara. La forza della verità, ecco, se riflettiamo su questi due termini, allora capiamo benissimo che lui diceva la non violenza non è per i pavidi, non è per i vigliacchi, e bisogna essere coraggiosi per praticare la non violenza. Quindi c'è una forza dentro la non violenza. Però volevo dire un'altra cosa. Disobbedienza civile si è detto, e si sono fatti degli esempi appunto civili, politici, e poi Giuliano appena ha toccato il tema dei comportamenti individuali. Gandhi diceva che ci sono due attenzioni da tenere per chi vuole utilizzare la non violenza. La prima è mai fare violenza al malvagio, e la seconda e mai collaborare con il male. Quindi la grande distinzione tra chi fa il male, che è sempre un fratello col quale dialogare nei limiti del possibile, e il male in sé, che non va mai, non bisogna mai collaborare. Allora non solo Google, ma anche WhatsApp, ma anche Facebook, anche Microsoft, ecco, sono strumenti che probabilmente sono presenti nel 90% dei computer delle persone che sono in questa sala. Ci sono strumenti alternativi, ci sono delle comunità di persone che gratuitamente, di notte, durante le feste, nei momenti di svago, collaborano, fanno il loro pezzettino per costruire software open source che permettono di collaborare. Allora, prima cosa, prima ancora di pensare grandi azioni politiche, i comportamenti individuali, non collaborare con il male. Ma poi,
oltre la disobbedienza civile ci sono oggi delle forme secondo me importantissime. Gandhi parlava della, per esempio dell'economia dei villaggi, diceva delle cose molto forti, diceva che la democrazia si può esercitare, adesso io butto lì qualcosa giusto per... La democrazia si può esercitare non più di 1000 persone, perché non più di 1000 persone si conoscono. Quindi il voto per delega si può dare in un villaggio, in un quartiere. Di più diventa un po' difficile, no? E per ricordarci quanto è difficile il di più, vi dico una cosa che mi ha lasciato malissimo in questi giorni. Questa questione dei gilets jaunes francesi. Allora, sono settimane che stiamo sentendo, io sto sentendo dai telegiornali di tutte le televisioni, che questi signori, un po' strani, usciti dal nulla, sembrerebbe, sono nati su un punto di non volere le tasse sulla benzina. Ecco, io ho avuto la fortuna di ricevere la traduzione integrale dei 42 punti di richiesta. Ora, io non voglio discutere adesso cos'è giusto, cos'è sbagliato, perché lì dentro c'è un bel minestrone, però ho detto, ma qui mi hanno preso per il culo, scusate il francesismo. Allora, se noi siamo in una situazione dove ci fidiamo di strumenti come Facebook, come Google, come il telegiornale quotidiano, che ci dà solo una informazione o una parte dell'informazione, e non facciamo la fatica di costruirci un'informazione, di aprirci a un'informazione più completa, beh, è difficile, no? È difficile. Ecco, l'ultima cosa, quindi tornando al villaggio di Gandhi, il tema della autodeterminazione. Si parla oggi, ci sono delle autodeterminazioni possibili, no? La sovranità alimentare, la sovranità energetica. Nel mondo dell'economia solidale si stanno facendo delle sperimentazioni. Ci sono delle comunità, ne conosco una, un co-housing di Fidenza, dove hanno incominciato con uno stratagemma, perché purtroppo la legge italiana lo vieta, a condividere l'energia dei pannelli fotovoltaici di 18 famiglie sul tetto, a condividerla tra loro prima di cederla alla rete. Mi sembrerà una stupidata, ma voi immaginate che tutti i condomini italiani possano fare questa cosa, quanto si ottimizzerebbe il consumo delle risorse, il non spreco. Ecco, questo è un momento di resistenza, di autodeterminazione. Noi in Brianza stiamo provando a fare un sistema comunitario di scambio. Prima si parlava di numeri, ecco, noi abbiamo deciso che per ricostruire la comunità noi useremo il FIDO. Il sistema si chiama Mi Fido di Noi e utilizziamo un fido che vale 1 euro, vale indicativamente 1 euro, non è convertibile, e vale 6 minuti del nostro tempo. Allora, botteghe, soggetti, persone, 180 persone si stanno scambiando servizi e beni attraverso una fiducia che ridetermina e autodetermina la comunità. Ecco, probabilmente questa cosa dà più forza anche alle critiche poi verso i diritti, verso lo Stato. Questa è un'aggiunta molto importante, io non ho commenti particolari su queste, perché non c'era in parte capire una domanda, e quindi, però è un'aggiunta, credo, di un'esperienza che mi sembra importante. Quello, ecco, forse quello giustamente tu dicevi, che citando appunto Gandhi, che rimane sempre un momento fondamentale per chi vuole sviluppare il pensiero e l'azione non violenta, questo di distinguere tra la persona che fa violenza e combattere il suo atto e non la persona, cioè non uccidere la persona ma cercare di fare una resistenza non violenta. Quello è che Gandhi l'ha sempre detto, chiaramente, e l'ha sempre fatto. Difatti lui fu assassinato alla fine proprio da un indù di destra che voleva, che accusava Gandhi di aver diviso l'India.
mentre Gandhi la voleva tenere unita fino alla fine, non voleva la distinzione tra India e Pakistan. Comunque, il problema di non fare del male all'avversario, cioè di trovare tecniche di resistenza civile non violenta che siano efficaci, è un problema sempre più grosso quando si passa da una disobbedienza civile in un ambito democratico a una lotta come può essere quella contro il fascismo o il nazismo. Qui bisogna naturalmente fare un discorso non semplificato e non semplificabile. Va bene, la lotta contro il nazismo alla fine ha costato 50 milioni di morti, sembra. Non abbiamo contato solo di morti, poi tutte le sofferenze, tutti gli invalidi, tutti quelli che morirono anche dopo, per esempio a causa delle bombe sganciate dagli americani su Hiroshima e Nagasaki, che non erano ancora nati, ma che morirono a causa di malattie causate da queste bombe. Questo per dire che stiamo commettendo degli atti di massicci di violazioni di generazioni future. Io non ho ancora portato il discorso, io però ho fatto un libretto qui, sulla nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future, che c'è anche da fare con quello che diceva Gandhi, perché Gandhi indirettamente, nel suo modo, ma lo possiamo interpretare in quel modo lì, quando gli diceva che non bisogna fare del male, pensava anche al male che si fa non soltanto attraverso la violenza che noi chiamiamo armata, ma il male che si fa attraverso le istituzioni, quello che a volte si chiama violenza istituzionale o alcuni chiamano violenza strutturale, per cui si creano delle istituzioni che indirettamente favoriscono per esempio la povertà o favoriscono interessi delle generazioni presenti a scapito delle generazioni future, come avviene per esempio con i nostri enormi dispendi di energia o di consumismo sfrenato che fanno crescere la temperatura nel mondo e possono creare alle generazioni future, non dei nostri figli ma, o dei nostri nipoti, ma un po' più in là, dei problemi enormi. E allora, anche da questo punto di vista, è fondamentale pensare di non fare del male anche a loro. Sei d'accordo? Immagino. E come si fa? Bisogna di nuovo organizzare il mondo attuale in modo tale che in un mondo di 198 stati, alcuni staterelli, altre potenze nucleari, finisca tra l'altro questa corsa non soltanto agli armamenti ma alle risorse del pianeta che non sono infinite. Magari finiremo su qualche pianeta e troveremo che si sta cercando quello. Una volta cercavamo l'America, l'abbiamo trovata, come si dice, scoperta addirittura, scoperta, quasi fosse una cosa. Però stiamo cercando sui pianeti cosa c'è, e non è mica fantascienza. Però non sappiamo come riuscirà questa gara, può essere di nuovo una gara per nuove guerre planetarie. Questo per dire che il concetto, questo cerco di agganciarmi, di non fare del male all'avversario comporta non fare del male agli abitanti futuri del pianeta. Da questo punto di vista anche piccole cose che tu dicevi sono fondamentali, almeno come un esempio che si può dare di un modo di vivere, come diceva Gandhi, semplice, affinché tutti possano semplicemente vivere. Ecco qua. E la scuola in tutto questo? Da genitore sono preoccupato, nel senso, non sta nel 1920, però nel senso, sentire bambini che sono valutati con dei numeri, quando abbiamo un fiorfiore di pedagogisti passati e presenti, che comunque ci italiani
che comunque ci danno altre indicazioni, nonostante questo perpetuiamo una formazione di un certo tipo che va a discapito, cioè nel senso che anche quando lei parla dell'economia come grosso nodo, penso che alcune cose non possiamo pensare utopisticamente di cambiare noi adesso, ma non possiamo nemmeno privare i nostri figli di questa possibilità. Certo. Questo è un problema veramente fondamentale, non l'abbiamo ancora toccato e basterebbe per stare assieme diverse sere. No, dico che il problema fondamentale in fondo chiamo i nostri figli, i miei nipotini. Il problema fondamentale, non solo in italiano, in Svezia la scuola funziona sempre peggio, perché è diventata sempre di più molto discriminatoria. Ci sono le scuole buone, cosiddette, e le scuole che sono meno buone. Le scuole meno buone sono, per esempio, nella periferia di Stoccolma, dove ci sono 50 nazionalità. Le scuole cosiddette buone sono su certi quartieri molto ricchi di Stoccolma, tanto per fare un esempio. Comunque, la scuola è uno specchio della società in cui si vive. Penso che siamo d'accordo, o meno anche la famiglia, io. Allora, quando una società diventa sempre più disuguale, sempre più dura, anche la scuola, di regola ci sono, diventa sempre più discriminatoria, più disuguale e più dura. E quindi diventa un problema veramente di educazione, perché come si fa ad educare dei giovanissimi che vanno a scuola a 6 o 7 anni e si trovano a vivere in una società in cui magari alcuni degli amici di scuola sono molto ricchi e alcuni molto poveri? E come funziona quella determinata scuola in quel certo momento, in quella scuola lì, proprio quella lì? Quanta democrazia c'è in quella scuola, non soltanto quanta uguaglianza, quanta democrazia? Perché i giovani e noi stessi adulti, a proposito della democrazia che è possibile solo a livello di 1000 persone, per così dire, se non si comincia a fare democrazia dentro la scuola, dov'è che la imparano? Dov'è che la imparano la democrazia? Se non abbiamo una democrazia dentro le università, per cui gli studenti hanno veramente qualcosa da dire assieme ai professori, dov'è che si fa la democrazia? Allora, aspettiamo di farlo ogni 4 anni e poi andiamo a... Quindi questo è un problema enorme di educazione. Voglio aggiungere che l'educazione alla democrazia, l'educazione alla non violenza sono strettamente legate, perché la democrazia è una delle grandi invenzioni del genere umano. Dove funziona? È un metodo in cui anche i grandi conflitti si risolvono, come dicevo stamattina ai studenti di liceo, contando le teste e non tagliandole. Non dimentichiamo mai che la democrazia è una grande conquista e la stiamo sempre di più perdendo. Però, ed è vero, c'è un problema enorme in questo che il precedente interlocutore diceva, che, lo diceva già Rousseau, la democrazia è possibile solo nella polis, nella piccola città, dove ci sono al massimo 1000 persone. È un problema enorme questo di mantenere delle istituzioni democratiche in un paese come l'Italia, in cui siamo 60 milioni, o domani, o in India, dove sono quasi 1 miliardo. E l'idea di Gandhi era, per rifarmi a quello che dicevi tu, l'idea di Gandhi era quello di partire proprio, lui parlava come era India allora, di 700.000 villaggi, in cui pensava che la democrazia dovesse partire soprattutto da là, dove le decisioni a livello locale venivano prese il più possibile in modo democratico. E in modo democratico era l'idea di Gandhi, di questi cerchi oceanici che si allargano. In modo democratico il villaggio avrebbe eletto dei propri rappresentanti per un'area più vasta, dei rappresentanti però che avevano un preciso mandato, c'è questo problema anche del mandato, non che stassero lì per 4 anni indipendentemente da come trattavano
da come rappresentavano i problemi, come erano decisi a livello di villaggio, su, sempre fino ad arrivare ad un parlamento indiano che non doveva essere molto grande, certamente non bicamerale. Questo tipo di democrazia che chiamiamo indiretta, che però si deve basare a livelli locali su democrazia diretta, che non è una democrazia locale campanilista, leghista, che vuole fare, scusate il termine che a cui non piace, cioè nel senso di campanilismo, ecco, senza fare, cioè di egoismi locali di gruppo, perché è facile, l'egoismo locale individuale è anche facile a livello di gruppo. Si tratta appunto di questa democrazia che deve partire dal basso, ma che è un tipo di economia globale di paesi con 60, 100 milioni, 200, 1 miliardo di persone quasi in India, o solo 10 milioni in Svezia, non può essere che democrazia indiretta. Non vedo possibilità di democrazia diretta, impossibile. Quindi l'idea di Capitini di un potere dal basso era l'idea appunto di partire dal basso, ma non era un'idea contro il paradiso. L'amministrativismo era un'idea di far valere la partecipazione il più possibile dei cittadini, cominciando dai problemi locali, su, fino all'impegno il più possibile informato per quanto riguarda le grandi decisioni politiche. Allora io mi chiedo, io stesso, quando io vado a votare in Svezia, quanto approfondisco la mia scelta politica in funzione di un esame molto attento di quelle che sono le proposte del partito, di quello che il partito o i partiti che ci sono hanno fatto prima? Che garanzia mi danno di portare avanti veramente i valori in cui io credo? È sempre più difficile, perché sono decisioni a livello globale sempre più difficili. E purtroppo i nostri parlamenti, nella maggior parte dei nostri paesi democratici, fanno le scelte su alternative imposte dal di fuori, dal grande mercato capitalista delle multinazionali, dal mercato mondiale e dal mercato finanziario, e noi crediamo che i nostri parlamenti decidano loro quali sono le alternative. Immaginate. Questo è il problema attuale della democrazia, è un problema enorme, e per quella ragione che lo stiamo perdendo. Diventa sempre più, se non stiamo attenti, non ci impegniamo giornalmente, a cominciare dalla scuola, per ritornare alla tua domanda, se non stiamo attenti a quello giornalmente e cerchiamo di vedere i nostri figli anche in famiglia, farli capire questi problemi e dare noi stessi l'esempio nella misura in cui possiamo, la democrazia ce la sogniamo tra 10 anni. Ma intanto portiamo a casa il fatto che, per quanto riguarda la scuola e la migrazione, mi sa che Italia e Svezia ormai si somigliano purtroppo tanto, esatto, e quindi capiamo che è anche un problema europeo. Io davvero vorrei ringraziare soprattutto voi, perché la serata l'avete fatta voi e questo era lo scopo della serata. Ritorno dall'inizio, ragionando soprattutto con chi domani sera dovrà prendere una decisione molto importante per quanto riguarda sempre un piccolo gruppo, comunque come quello che raccontava il nostro amico giù in fondo, ma comunque significativo per un cambiamento, anche per un gruppo di persone, piccolo per quanto possa essere, ma molto molto importante. Quindi credo che stasera abbiamo avuto un'ottima discussione. Io volevo chiudere, ma velocissimamente, leggendovi tre frasi di tre persone molto importanti, credo per tutti, le leggo e basta, ringraziandovi di essere stato qui. La prima di Hannah Arendt, sempre sul libro Disobbedienza Civile, che dice: chi sa di poter dissentire sa anche che in qualche modo, quando non dissente, esprime un tacito assenso. La seconda è di Freud, addirittura, che sul libro di Giuliano dice: la storia dell'uomo è cominciata con un atto di disobbedienza, rischia di concludersi con un atto di obbedienza. Ma non è di Freud, è di Fromm. Di Fromm, scusate. E l'ultima, l'ho ritrovata in una rivista, che è di Etienne de Lavoitier, che nel suo discorso della servitù volontaria, che è addirittura un testo del 1576, quindi
diceva che la prima ragione della servitù volontaria è l'abitudine. Per cui davvero mi rivolgo, ripeto, soprattutto a quelli che domani sera devono fare in modo che per una piccola comunità l'abitudine non deve assolutamente entrare nelle azioni che dovremo intraprendere. Quindi grazie per stasera. Posso aggiungere una citazione ancora? Certo. È una citazione di un famoso... È una citazione di un famoso matematico tedesco, Kurt Gödel. La citazione è questa, molto semplice: è meglio essere ottimisti e poi aver torto che non essere pessimisti e aver ragione.